Si terrà giovedì 5 gennaio alle ore 17:30 presso l'atrio della Fondazione Sicana l'ultimo appuntamento di Alchimia con il seminario di studi I Carusi di Pirrera, dalla storia al racconto. Nonostante lo sfruttamento minorile fosse una piaga comune in tutta Italia, in Sicilia assunse toni oggettivamente drammatici. L'argomento sarà trattato a partire da due libri: il saggio storico La condizione dei Carusi nella Sicilia dello Zolfo di Fabrizio Lamanna e il romanzo Testimoni sepolti di Michele Rondelli, ispirato alla tragedia di Cozzo d'Isi avvenuta a Casteltermini il 4 luglio del 1916 e costata la vita a 89 operai. Gli autori dialogheranno con Angelo Campanella, insegnante, ricercatore, scrittore e studioso di Leonardo Sciascia. Speriamo di avere contribuito a offrire ancora una volta con l'Associazione Alchimia un'offerta culturale di qualità. E chiudiamo ritornando a Caltanissetta, perché l'ultimo incontro era stato a Delia, parlando di miniera e in particolare affrontando l'argomento delle condizioni di vita dei Carusi, ma lo facciamo in una maniera un po' particolare, nel senso che presenteremo due testi che non sono mai stati presentati a Caltanissetta, con due generi molto diversi. Uno è un testo documentario che ricostruisce a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento le condizioni del lavoro dei Carusi ed è opera di Fabrizio Lamanna, che è uno storico moderno che lavora a Catania e che ha compulsato moltissimi documenti anche legislativi. E il secondo è invece una ricostruzione memorialistica della vicenda di Vicenzino, che è stato l'unico Caruso sopravvissuto nel 1916 al crollo della miniera Cozzo d'Isi di Casteltermini. Il secondo libro invece è di Michele Rondelli, che è un cultore locale di Casteltermini e che è riuscito a raccogliere questa preziosa testimonianza che ci parla proprio delle condizioni anche di sicurezza delle miniere del centro Sicilia.